Tutti meritano compassione. Tutti. Sono sempre qui se hai bisogno di me. Spero di esserti stata d'aiuto. Possa Tyr prenderti per mano. Esiste un'unica vera linea temporale. Sei l'ago della bilancia del destino. Ho sempre un po' di tempo per te. Buona fortuna per la tua prossima avventura! Dubita di ogni cosa. Possano il portale per la Rocca della Notte è pronto. Ho cercato di farvi arrivare lontano dai pericoli. Fate attenzione. Questa non è la nostra linea temporale, ma con le conoscenze che potrebbe aver tratto dal disco, Elisande può rappresentare una minaccia. Bene, ci siamo. Questa è la nostra missione più importante. Andremo alla Rocca della Notte e ci riprenderemo quel disco. Carica! L'ultimo che arriva è un troll fetido. Sempre meglio che un uomo con la faccia da ogre. Potreste fare i seri per una volta voi due? Che la luce ci guidi per Tyr. Thank you.
Felice di vederti. Vertiri in tutte le cose. Serve l'aiuto della tua sorellona. Devi solo dirmelo. Se qualcuno ti dà noia, dillo là, d'accordo?
Ho trovato il mio scopo. Servire gli altri se... Valunei, che stai facendo? Nilisande, ti prego. Ci serve quel disco per ripristinare i ricordi del nostro amico, il Guardiano Tyr. La sua mente nasconde molti segreti utili alla mia causa. So che vuoi ciò che è meglio per il tuo popolo, ma il mondo ha nuovamente bisogno della compassione e del valore di Tyr. E sia. Ho appreso ciò che serve per lasciare questo flusso temporale e proteggere Suramar. Il disco è vostro. Hai lasciato andare Lisandre? Credo che sia ciò che avrebbe fatto Tyr. Hai fatto la cosa giusta, Valunei. Voleva solo aiutare la sua gente. Siamo stati noi ad attaccarla. Avete agito tutti bene. Abbiamo compiuto la nostra missione. Ora forgeremo il futuro della Guardia di Tyr. Torniamo indietro con il disco. Credo che Tyr abbia aspettato abbastanza. Già fatto. Alla prossima. Le sabbie del tempo sono molte, ma preziose. Fai molta attenzione a ciò con cui interferisci. Lui è... Alex Strasa. Noz Dormu. Bentornato, amico mio. Che giocherai un ruolo in tutto questo. Concentrati sul presente. Apri la mente a ciò che ancora deve venire. La vita. Per quanto tempo ho dormito? Troppo, Tyr. Fin troppo. Non sei cambiata, Alex Strasa. E nemmeno tu, Noz Dormu. Ma dove sono gli altri aspetti? Il tempo non è stato gentile con nessuno di noi. Ma nuovi aspetti sono sorti per prendere il loro... Allora... Avete sofferto in mia assenza. È per questo che mi avete riforgiato? All'inizio, sì. Ma ti stai unendo a noi in un momento di pace e amicizia. Se non fosse stato per i nostri nuovi alleati, il Capitano Travare e la Guardia di Tyr,
Ti avremmo perso per sempre. Io, noi, la Guardia di Tyr, abbiamo seguito il tuo esempio per secoli. Saremmo onorati se venissi a parlare con noi nel nostro quartier generale. Vieni, Tyr. C'è molto che dobbiamo raccontarti. Restiamo uniti. E i titani ti benedicano. Agiamo in nome della giustizia. Bisogna perseguire la giustizia. Sento il risveglio delle isole. Non tradire mai le tue convinzioni. Che il sacrificio di Tyr non sia stato vano. Cammina sempre nella luce. Sono sempre qui se hai bisogno di me. Che c'è? La mia spumeggiante personalità non ti colpisce? Salvaguarda ogni forma di vita. Arcanon Poros. Che la luce ti protegga. Buon viaggio. Thank you.
I nemici stanno nuovamente raccogliendo le loro forze. Indeboliscili prima che raggiungano il loro pieno potenziale. Parlo a nome della mia gente. Non perdere la fede. Il mio lungo sogno è terminato. Salve. Fai tesoro. Scrutare il tempo nella sua interezza è il mio destino. Salve, campione. Riposa in pace. È già ora di andare.
salve. Che i tuoi antenati ti guidino. È fuori portata. Sono troppo distante. È bello rivederti. Continua a scattare delle foto.
Il sogno deve essere protetto. Per Amyrdrasil. Che i tuoi sogni siano sereni. Che i sogni ti guidino. È un onore servire Elune. Che Elune guidi la tua strada. Combatteremo per proteggere il nostro futuro. Siamo i guardiani della natura. Va con la benedizione di Cenarius. Cosa ti porta qui? Che Elune ti mostri il cammino. Non manco mai il bersaglio. Salve, soldato. Le custodi restano di guardia. Che cosa ti porta qui? Siamo tutto ciò che rimane fra la legione e l'annientamento. Non sento. Niente. La morte non risparmia nessuno. Cosa ti porta qui?
Che Elune ti mostri il cammino. Nella sua luce, ogni verità è rivelata. C'è un tempo per essere pazienti e uno per agire. I Caldorei resisteranno. I nemici conosceranno la nostra furia. Figli delle stelle. Questo momento segna la fine di un lungo viaggio. La nostra gente ha combattuto, sofferto e compiuto enormi sacrifici. Ma qui, all'ombra dei giovani rami di Amyrdrasil, possiamo infine cominciare a guarire. Alle anime che ora vegliano su questo sacro luogo, offriamo le nostre benedizioni. Simboli di dedizione, forza e amore. A questo pozzo lunare offriamo questa preziosa fiala. Le ultime acque salvate dal tempio di Darnassus. Possano bagnare Amyrdrasil della luce di Elune e concedere il suo favore a questo santuario. Bel-Amet, l'abbraccio della Dea. Possano i Caldorei trovare finalmente la pace fra le sue braccia. Elune adore. Della mia gente. I Caldorei resisteranno. Combatteremo per proteggere il nostro futuro.
Come stai, viandante? Cosa ti serve? Fa attenzione. Questa terra brulica di magia. Non dimenticare mai il tuo dovere. Risplendiamo all'unisono. Salve. Buona fortuna. C'è del pericolo? Posso occuparmene io? Cosa ti porta qui? Tieni gli occhi fissi al cielo. Cose non sono come sembrano. Aspetta di vedere cosa succede dopo. Salve! Avanza verso la vittoria!
attaccare! Iniziamo! La diplomazia innanzitutto. Torno ai miei calcoli. Ho dei pazienti da vedere. Cieli limpidi. Le sentinelle sono pronte. Che la dea vegli su di te. Parliamo. Che cosa vuoi? Non abbassare la guardia. Che gli spiriti veglino su di te. Che la madre terra ci guidi tutti. Loktar, lieto di vederti. Il sentiero davanti a noi non sarà facile. Abbiamo tutti i nostri spettri. C'è un tempo per essere pazienti e uno per agire. Beh, vecchio mio, è stato bello condividere una causa e combattere ancora una volta fianco a fianco. Già, proprio come il Monte Aishal, tanti anni fa. Ma grazie alla luce, questo albero del mondo non è caduto. Jaina, quando Mirdrasil è arrivato su Azeroth, per un attimo è stato come... Una voce. L'ho sentita anch'io. Ah, bene. Allora non l'ho sognata. Era bellissima. Sembrava come se un canto mi chiamasse. Che fosse la voce dell'albero del mondo. Non credo. Sembrava molto più antica. Non saprei spiegare. È solo una sensazione. Se entrambi l'abbiamo ascoltata o percepita, forse è stato così anche per gli altri. Forse. Ma lasciamo questo mistero per un altro giorno. Stasera festeggiamo la nostra vittoria. Tutti noi. Insieme. Insieme. Noi siamo i figli di Elune. Che Elune guidi la tua strada.
Pensi mai al tempo prima della separazione, Alexstrasza, quando il mondo era ancora tutto intero? Ma abbiamo vacillato dall'interno e il mondo intero ne ha pagato le conseguenze. Attraverso migliaia di anni e di tragedie indicibili, il pozzo dell'eternità, la legione a Nordrassil. Eppure questo prezioso albero, Amyrdrassil, ci ha riuniti. E quando guardo i volti di quelli che sono corsi in suo aiuto, sia Vey, vedo tornare qualcosa che avevamo perso. L'unità. Anche se c'è ancora molto lavoro da fare, so che abbiamo la forza di affrontare qualsiasi cosa, se l'affronteremo insieme. Vivo nelle ombre, sempre. Le mie lame sono affilate. Non indugiare. Non dimenticherò mai. I Caldorei resisteranno. Pensi mai al tempo prima della separazione, Alexstrasza? Quando il mondo era ancora tutto intero. Ma abbiamo vacillato dall'interno e il mondo intero ne ha pagato le conseguenze. Attraverso migliaia di anni e di tragedie indicibili, il pozzo dell'eternità, la legione a Nordrassil. Eppure questo prezioso albero, Amyrdrassil, ci ha riuniti. E quando guardo i volti di quelli che sono corsi in suo aiuto, sia vecchi che nuovi, vedo tornare qualcosa che avevamo perso. L'unità. Anche se c'è ancora molto lavoro da fare, so che abbiamo la forza di affrontare qualsiasi cosa, se l'affronteremo insieme. Hai qualcosa da dire? Che cosa stai cercando? Hai bisogno di qualcosa? Ci conosciamo? Non dimenticarti di me. Hai bisogno di qualcosa? Quali conoscenze stai cercando? Proteggiamo coloro che amiamo.
come posso aiutarti. Cieli limpidi e venti forti. Abbi cura di te. Che c'è? Va per la tua strada, allora. Ci vediamo, allora. È un ciao o un arrivederci? Continuo a confondermi. Prenditi cura di te là fuori. Mi troverai qui. Ce l'abbiamo fatta? Mi immergerò nelle mie letture. Ci rivedremo. Serviamo la terra. Che la madre terra vegli su di te. La speranza non basta. Siamo tutti dannati. Vieni, facciamo un incantesimo insieme. Le nostre strade si incroceranno ancora. Non ripeteremo la nostra storia. Grazie per essere qui. Il tempo è denaro, sai. Segui la tua strada. Mostrami il tuo valore. Il potere non può sostituire gli ideali. Servi con onore.
Un'altra volta, magari. Dal dolore noi ricaviamo forza. Coraggio, giovane. La speranza prevale. Alla prossima. Sono il futuro dello stormo dei draghi neri. Fa attenzione. Insieme possiamo compiere qualsiasi impresa. Buona fortuna. Che i sogni ti guidino. Riposa. Che i tuoi sogni siano sereni. Prima devo avere un bersaglio. Ho bisogno di un bersaglio. Non ho un bersaglio. Devo avvicinarmi. Prima devo avere un bersaglio. Ho bisogno di un bersaglio. Resta ancora molto da fare. È un Salve. Spero ti stia godendo questo meritato momento di festa. È stato bello vedere i membri dell'Alleanza e dell'Orda combattere fianco a fianco per una causa comune. Dopo i giorni oscuri della Quarta Guerra, temevo che non sarebbe mai successo di nuovo. Nonostante la vittoria contro Firak e la nascita di un nuovo albero del mondo, le segnalazioni di alcuni membri del Kirin Tor sono preoccupanti. Qualcosa si muove nell'ombra. Un antico nemico si risveglia, incoraggiato da questa Aralda, con cui Iridikron sembra aver stretto un patto. Non saprei dire come sono collegate queste forze o cosa vogliono, ma ho parlato con un vecchio amico che
che ha intenzione di indagare al riguardo. Se ciò che sospetto accadrà davvero, Azeroth presto avrà bisogno ancora della tua protezione. Ma basta con le mie chiacchiere. Torna pure alla festa e di a Kaleggos che non deve preoccuparsi per me. Mettiamoci a lavoro. È sempre un piacere. Il nostro stormo è di nuovo unito. Per Amir Drassil. Sono felice di rivederti. Cieli limpidi e venti forti. Che cosa vuoi da me? Che i tuoi sogni siano sereni. Salve, campione. Che i sogni ti guidino. Raccontami dei tuoi sogni. Riposa in pace. Sono felice che abbiamo trascorso del tempo insieme. Miei cari amici, grazie all'aiuto di tutti i presenti, Amir Drassil fiorisce intorno a noi. Ricordi la prima volta che tenesti insieme tra le braccia Tyrande? Ma certo, lo cullai quasi fosse un bambino e promisi alle anime al suo interno di onorare il loro sacrificio. E io giurai a te che avrei fatto tutto il possibile per proteggerlo. Abbiamo entrambe mantenuto la parola. È tempo che io ritorni a Selvarden per ripristinare l'equilibrio e ripagare un debito a un vecchio amico. Madre, pensavo fossi tornata per assicurarti che... Mia piccola cara, sei forte, compassionevole e saggia. E ora sei la guida che sapevo saresti diventata. Non avevi bisogno del mio aiuto. Madre, avrò sempre bisogno di te. Non sarò lontana. Sono così, così fiera di te, cuor mio. Ricorda. Il tempo è sempre un prestito. E in questo c'è una sorta di bellezza. Va tutto bene. Salve. Vai, tesoro. Vieni, Pinci.
nella sua luce ogni verità è rivelata. Abbiamo una lunga strada davanti a noi. So cosa dobbiamo fare. Jaina! Kalec! Mi spiace di non essermi fatta viva prima. Non preoccuparti. Hai avuto un bel da fare. Riunire la tua famiglia e servire col Tiras come ammiraglio supremo. E tu che mi dici? Hai di nuovo i tuoi poteri da aspetto. E hai riportato i draghi blu a casa, Kalec. So quanto ci tenevi. Credo che entrambi dovevamo intraprendere un viaggio, ma non insieme. Doveva andare così. Già. Hai un po' di tempo. Vorrei presentarti degli amici. Ma devo avvisarti, sicuramente insisteranno per farti provare la loro zuppa. E usano interiore di anguilla. Sono di Kultiras, ricordi? Sono cresciuta con la zuppa di fegato di anguilla. Mi va benissimo. Tutto ciò che conta è questo momento. Fidati delle tradizioni dell'ordine. Il mondo nel quale sono tornato ha poco a che fare con quello che ho lasciato, Koranos. Imperi sono sorti e caduti. Gli dei antichi non esistono più. Le isole dei draghi si sono addormentate e risvegliate. I vecchi amici sono morti, alcuni in modo ignobile. E quelli che restano non sembrano avere bisogno di me. Anche gli aspetti hanno ritrovato il loro potere senza il mio aiuto o l'intervento dei titani. La nostra situazione è simile, guardiano Tyr. Siamo fatti per servire. Anch'io ho svolto il mio scopo. Ma questo nuovo mondo è vasto e meraviglioso. Forse dovremmo limitarci a osservarlo e aiutare a proteggerlo. Ho molte cose a cui pensare. Thank you.
ordine in tutte le cose. Sono felice di vedere che il mio retaggio vive nella guardia di Tyr e nella mano d'argento. Certo, il mondo ha bisogno di ordine. La tua dedizione a quella causa e ai titani è fonte di ispirazione per molti. Questo mondo mi è alieno. La mia ultima battaglia è avvenuta molto prima che arrivasse la tua gente. I draghi ora camminano per la propria strada. Non c'è posto per me su Azeroth. Io non sono d'accordo. Tutto ci ha condotto a questo istante. Trovare la scaglia, rivivere i tuoi ricordi, la luce che benedice la guardia. Tutto questo indica uno scopo più grande. È solo che non l'abbiamo ancora trovato. Forse. Spero tu abbia ragione, Capitano Travard.